sono risultato positivo al coronavirus e in questo momento sono ufficialmente malato di Covid. L'annuncio attraverso un video postato su Facebook, dopo essere stato rinchiuso per 60 ore nelle carceri di Minsk in Bielorussia, il giornalista Claudio Locatelli è rimasto contagiato dal coronavirus. La febbre alta è comparsa a Ferragosto, un paio di giorni dopo il suo rientro in Italia. Ora ha un'infiammazione a gola e bronchi. Locatelli, che si definisce giornalista combattente, era andato in Bielorussia per filmare le violente manifestazioni di protesta durante le elezioni nel paese che da oltre 25 anni è governato dal presidente Alexander Lukashenko. Mentre stava riprendendo gli scontri, è stato arrestato insieme ad altre persone e portato in una piccola cella da dove sentiva le violenze agli altri detenuti. È altamente probabile che il momento in cui io possa aver contratto il virus è chiaramente quando più sono stato esposto a condizioni igienico-sanitarie improbabili e non ci hanno garantito le distanze necessarie per prevenire questi contagi, ammassandoci in 19 in una cella 4 metri per 4. In più la mancanza di cibo ha chiaramente, nonostante io sia in salute e fossi atleticamente preparato, esposto ulteriormente. Adesso sono in quarantena, non più solo legale, ma anche medica. La quarantena nella sua casa di Padova, la città dove vive da anni e che l'ha accolto dopo il rientro dalla Siria. Locatelli, infatti, nel 2017 aveva combattuto con le truppe curde di liberazione contro l'ISIS a Raqqa. Il giornalista freelance, dopo la liberazione a Minsk, ha ringraziato l'ambasciata italiana e la Farnesina e ora lancia una raccolta fondi a sostegno del suo lavoro. Per i danni che ho subito come reporter, mentre filmavo appunto a Minsk, ho lanciato una raccolta fondi di solidarietà e di sostegno che adesso diventa ancora più importante visto che sarò bloccato qui in quarantena e sperando che ovviamente la situazione non vada via via peggiorando. E ho la pelle dura, ho una pellaccia, quindi resisterò e supererò anche questo.